Buongiorno ragazzi, oggi cercherò di portarvi in qualche posto dove non siamo mai stati qua in Corea. Voglio fare questa prova e andare totalmente in una zona dove non sono mai stata, mangiare in posti dove non ho mai mangiato, insomma tutto quello che si può fare di differente. Partendo da stamattina in realtà, perché mi sono svegliata di soprassalto, perché dovete sapere che qui i rumori dei vicini, soprattutto all'esterno più che dentro le case vere e proprie, si sentono, quindi quando i vicini ad esempio portano dei pacchi o appunto aprono la porta col codice si sente, quindi le prime due volte ho pensato ok, il mio vicino si è scordato il codice, succede, capita. Poi mi sono alzata di soprassalto perché ho visto i cani correre alla porta, ho detto ma qui stanno provando a inserire il codice nella mia porta, quindi mi sono spaventata perché ragazzi questo è tipo il mio incubo più grande della Corea, cioè essendo che ovviamente non ci sono le chiavi, qua c'è appunto questa cosa del pin code sulla porta, non lo so, mi ha sempre messo un po' d'ansia. Per fortuna poi io ho lo schermo qui in casa che mi può far vedere chi c'è fuori, quindi sono subito andata a vedere la porta e c'era un signore. Però stava cercando di leggere il codice sul telefono, quindi secondo me non è stato nulla di panico, terrore. Semplicemente magari era il padre di qualcuno, magari si è sbagliato piano, non lo so. Però fatto sta che, vi giuro, mi sono sentita il cuore neanche in gola, cioè più sopra ancora. Mi sono un po' spaventata perché ho detto cosa sta succedendo. Io appunto ho fatto tutti i video, tutte le cose, adesso lo dirò alla padrona di casa e mi farà insomma sapere. Poi svegliarsi proprio così, quando ho realizzato che era la mia porta, ho detto dovrei aprirgli tipo in faccia e dirgli qualcosa. Ho evitato. Però ecco, è stato particolare. Comunque, stamattina appunto devo fare colazione. Ogni mattina non so mai che cosa mangiarmi. Questi giorni sto cercando di stare un pochino a regola, perché questi giorni tra il concerto appunto di Yoongi e il fatto che ho avuto il ciclo, ho mangiato come una dannata. Ma più che tanto ho mangiato proprio cose sbagliate. Quindi sto cercando un attimo di tornare in me. Dovrei ancora avere il riso nella vaporiera. Sì, quindi prenderò un po' di riso. Qui ho un po' di oi, che sarebbero i citrilloni. Dico un pezzetto perché come vedete è una bella steppa, insomma. E ci metterò anche le uova. Vieni qua. Praticamente c'era un cimitero sotto casa sua. Lui. Ma come la pallina? Questa è la pallina di Gucci, tu gliel'hai rubata, bruttissimo cattivolo. E di Gucci. Ho scritto alla proprietaria di casa, quindi adesso mi farò sapere appena, non lo so, saprà qualcosa. Poi mi sono accorta che ho finito i croccantini dei cani, quindi stamattina non posso uscire, quindi devo andare all'Imart, prenderli, tornare a casa. Volevo registrare tra l'altro una sorta di no get ready, però il trucco che sto facendo questi giorni, quindi registrare quello e poi uscire oggi pomeriggio, sperando almeno che faccia anche un pochino più fresco. Quindi questo è il programma. Adesso sto finendo di mangiare, che in realtà era la mia colazione, poi si è allungata fino ad adesso che è quasi l'una. Uovo, riso, il citriolino, qua c'è il latte, la mia acqua. Ho anche cambiato lo sfondo, ho messo questa foto nuova quando hanno cantato Burn It. Tra l'altro è stato annunciato anche l'album di Taehyung. Il problema è che non me lo fa preordinare dal cacchio di sito, perché a volte non lo so, non mi funziona l'app della banca. Volevo andare a pranzo in un posto a Gangnam, però appunto è troppo lontano, quindi ci andremo domani magari. Tanto oggi è martedì, quindi abbiamo tutta la settimana e non ho grandi programmi questa settimana, a parte vabbè insomma lavorare, fare insomma le mie cose eccetera. Però ecco, programmi tipo con persone o andare in posti eccetera. Vorrei andare a vedere Lo Squalo, il film quello del megalodonte, però esce settimana prossima qua da noi, letteralmente tra una settimana, e in Italia ho visto che è già uscito. Per una volta che è uscito prima in Italia. Aggiornamento che non so bene come spiegare, nel senso c'è proprio una zanzara. Porca miseria, non l'ho presa mai. Sono arrivati i poliziotti, letteralmente, ragazzi, letteralmente sono arrivati i poliziotti. Ora non lo so, dovrò parlarci, spero parli in inglese perché se no non so come spiegarglielo. Credo debbano soltanto vedere il video quello che ho registrato. Vediamo quanto è efficiente questa polizia coreana, vi farò sapere. Mi stanno controllando dal vicino perché apparentemente era suo padre. Però sono stati qua fino adesso. Gli sarà sembrata, non lo so, la pazza. Diciamo che era un'esperienza che oggi mi sarei risparmiata. Primo perché per fortuna io ho degli amici coreani che ci hanno potuto parlare, che tipo penso fosse tipo il capo dei poliziotti, parlava in coreano nonostante io non gli
continuassi a rispondere e capissi forse una parola su 100 che me ne ha dette. Ovviamente l'ufficiale più giovane era quello che parlava inglese, quindi mi ha chiesto un po' più di cose. E poi continuavano a chiedermi: ma il tizio che ha provato ad entrare era coreano? Io: sì, coreano. Ma era grande, era un signore grande. Io: sì, avrà avuto 60 anni, forse di più, perché qua poi l'età è sempre interna all'8. Sono arrivati subito, ho sentito di esperienze con gli stranieri e la polizia che mi avevano un po' fatto partire prevenuta. In realtà sono stati molto carini, gentili e nessun tipo di problema. Fatemi solo disinfettare tutto il telefono adesso, perché a parte se lo sono tenuti in mano, ma quando me l'ha ridato era tutto sotto di sudore, quindi non mi pare il caso il mio essere maniaca del pulito. I cagnolini sono stati bravissimi. È vero, ma vi siete fatti coccolare anche dagli ufficiali di polizia coreana voi. Sia tu, sia il signor Gucci, io ho visto tutti e due. Vi giuro, non avrei mai pensato di sperimentare la polizia coreana in questo modo. Che poi ripeto, magari non è niente, però per stare più sicuri magari è meglio. Oh no, sono tornati, aspettate. Ok, primo stop, reparto cani. A parte devo ricomprare anche gli ossetti quelli masticabili, ma soprattutto le crocchettine. In realtà ce ne stanno tantissime, stanno anche scontate, quindi adesso me le spulcio bene, perché ovviamente dovrò tradurre un po' di roba. Come sempre facciamoci lo svuota la spesa, però prima fatemi togliere il cappellino. Allora, primo perché sembra sempre che io porto sto cappellino, il che è vero, ne devo comprare un altro nero perché ho solo questo. Quindi cosa ho preso? Prima di tutto il carry, questo qua, perché voglio provarlo a fare con le lenticchie, quindi il carry di lenticchie. Infatti ho preso anche il latte di cocco appena lo troviamo. Poi queste mini piadine, che in realtà sarebbero mini tortilla, le volevo fare tipo pizzette, quelle in padella, avete presente? Qui ho preso anche la passata e poi ho le sottilette, perché la mozzarella di certo costa troppo, quindi non la prenderò mai. Il kimchi, perché volevo provare a fare il kimchi jjigae. Infatti ho preso anche il tofu, credo sia la prima volta che compro il tofu. Non sono una grande amante, però è sano, è buono, è leggero, magari. Poi una zucchine. Ho ripreso ovviamente il mio pickle radish. E abbiamo di nuovo l'ananas d'oro, perché veramente per quanto costa. Poi questi sono uno dei miei ramenini preferiti, tipo snacchino. Sono quelli appunto che loro qua usano tipo per la dieta, per intenderci. Poi finalmente ho trovato questi, che sono gli spaghettini, insomma i noodles, per fare i naengmyeon. Poi ho ripreso il muesli per lo yogurt. Queste sono le salviettine per il culetto dei bambini da mettere in bagno, perché erano viola così. Poi ho preso questo set di funghi diversi, sempre per fare zuppe, cosine, eccetera. Queste barrette proteiche. Poi ho ripreso il pak choi. Stavolta ho voluto prendere anche i germogli, questi qua sempre da mettere nelle zuppe. Poi cosa ho preso? Ho ripreso lo yogurt. Questo qua è buonissimo, il cavolo così. Poi ho ripreso il detersivo, questo qua per i panni. Ho preso la confezione, quella morbida, che tanto praticamente è di più e costa di meno. In regalo c'era anche questo, perché questa profumazione non ce l'ho. Ce l'ho simile. Aspettate, io ho questa che mi piace tantissimo, però volevo provare questa qui. Poi c'è anche questa piccolina. Allora, questo è uno dei migliori apparentemente di detersivi. Poi voglio provare il Persil, che però c'era un boccione da 3,2 litri, costava 27.000 won. Cioè, per farvi capire quanto costa il detersivo, io adesso non lo so quanto costa il detersivo in Italia, voi mi farete sapere questa cosa, perché c'è, cioè, 27.000 won, che sono all'incirca tipo 22 euro. Secondo me per 3 litri di detersivo mi sembra un attimo too much. Poi ripeto, aspetterò le vostre notizie. Non che questo costasse di meno, attenzione, perché questi sono 2,6 litri, però costavano 17.000 won. Poi ecco il latte di cocco e la passata questa qua. Ho preso un po' di snacchini per i cagnolini, questi da mettere insieme alla pappina. Anzi, era prima di dare questo qua. Dovrebbe essere tipo pesce essiccato. Ah, è fatto tipo a corteccione. Ti piace? Un po' resti, un po' non so che cosa sia. Cos'è, mamma? Aspetta, mettiamolo giù. Il cucino gli hanno dato un pezzetto piccolissimo, sennò questo mi si strozza. Poi ho preso questi ossetti sempre da mangiucchiare. Questi sono sempre sapore salmone. Poi ho preso il dado di pollo, sempre per fare brodi le cose. La cider, perché io ormai non posso fare meno. Ma la mischio all'acqua, perché lo sapete che io bevevo solo la Sant'Anna in Italia. Qui non sono ancora riuscita a trovare un'acqua che mi sappia di qualcosa di buono, perché io sono team l'acqua sa di qualcosa, ricordiamocelo. Quindi devo sempre un po' sporcarla con questa, almeno mi dà un po' quel retrogustino, sapete, un po' così. Poi la mia scorta dei ramen preferiti, questo qui è la carbo, e i crocchetti per i cani. Alla fine ho preso questi, 2 kg, costavano tipo 16.000 won. Allora, c'è scritto cani
6 più anni, però in realtà va bene comunque perché c'è un tipo total care, quindi sia per le ossa, per il sistema immunitario, intestino, denti, cose, fa sempre meglio. Tipo quando vi dicono no, non usare questo siero anti-age che hai 13 anni, non è importante, la prevenzione è sempre meglio. E quindi questo è tutto. Quanto ho speso in tutto? 130.000 won. Ora vediamo subito quanto sono, che poi ho dovuto prendere il taxi per tornare perché non ce la facevo proprio a muovermi, cioè neanche arrivare alla fermata dell'autobus. Quindi ho speso 6.000 won anche di taxi, quindi tutto questo scherzo mi è costato, sono 96 euro. Però io oggi me lo merito comunque di andare a un caffettino e mettermi lì bella stravaccata e rilassata. Prima però devo finire di fare la copertina del video di oggi. La cosa bella di abitare vicino a Yoido è che puoi venirci quando ti pare, letteralmente 10 minuti. Quindi stasera mi sono detta, mi sono meritata una bella cenetta in riva al fiume in solitaria. Guardate la differenza di quando ci sono i weekend e durante la settimana c'è molto meno gente. Quindi ho preso le mie cose al convenience, però non si vede niente, ma questo è. Mi metterò molto in disparte a godermi questa vista bellissima, bellissima. Buongiorno, stamattina sono in fase preparazione, ma ho letto un commento che mi ha un po' stizzita, nel senso, voi lo sapete, io vloggo praticamente, penso, tipo 300 giorni su 365 l'anno, che comunque sono tantissimi. Una ragazza mi ha scritto, invece di parlarci di quello che hai fatto ieri, perché non l'hai ripreso? E qui voglio aprire una parentesi, nel senso, primo, io non sono tenuta a riprendere appunto tutto, tutto, tutto. Secondo, magari c'era una situazione che non potevo riprendere, o semplicemente volevo stare un attimo per i fatti miei, non stare lì davanti alle persone a riprendere, a fare, a parlare, perché comunque porta via tempo e sembri sempre quella, no, che si deve un attimo estraniare. Per carità, apprezzo che me lo chiediate, me lo potete chiedere tranquillamente, però ecco, questo è, penso però che chiunque ci arrivi un attimo a capire questa situazione. Comunque oggi sarà un altro di quei giorni in cui skipperò una parte della giornata, perché oggi pomeriggio mi devo vedere con un tipo con cui sto parlando da tantissimo tempo. Ci siamo visti mezza volta, quindi vabbè, ci eravamo detti quando poi non hai il giorno di lavoro, bla 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 bla, day off, vediamoci, facciamo qualcosa. E quindi questo è il giorno, è arrivato. Io in realtà oggi pomeriggio dovevo andare prima a girare un video insieme a Marco, dovevo aiutarlo a fare una cosa, ma stamattina scoperto di avere il COVID. Cioè ragazzi, ancora è una realtà, rendiamoci conto, ogni tanto ci scordiamo ma ancora esiste. Quindi ho un pelino più di tempo, penso, tanto ci incontriamo a Hongdae, perché raga, cioè non è colpa mia, ma lì è il fulcro, cioè ci stanno un sacco di cose da fare. Ora, io non sono una persona estremamente estroversa, quindi appena incontro una persona che tra virgolette non ho mai incontrato, capite bene che voglio un posto dove primo mi sento a mio agio, secondo appunto ci sono cose da poter fare, quindi anche in quei momenti di silenzio, tipo avete presente quel silenzio silenziosissimo, ecco, che io tipo odio, essendo una persona abbastanza introversa, non so fillare questi buchi, o almeno, cioè, mi devo proprio impegnare tanto per tirar fuori questo lato, no? Quindi è sempre meglio appunto andare in questi ambienti dove ci sono stimoli un po' ovunque, puoi fare lì, 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 di là, oppure no, devo comprare questo, capito? Ti fai un po' di giri. E Hongdae ovviamente pieno di roba da fare. Ora, non abbiamo stabilito un'attività principale, cioè tipo, che ne so, come siamo andati a fare la ceramica l'altra volta, oppure ci stanno i caffè dove puoi andare a pitturare, cioè, vediamo come andrà stavolta, magari la prossima, non si sa mai. Però siamo in amicizia, cioè ve lo dico, state tranquilli, Ilaria è sempre la stessa di sempre. Però ovviamente è interessante anche incontrare persone, conoscerne di nuove, avere opinioni diverse. Vediamo un attimo, sembra che parli un inglese ottimo, ma vi farò sapere, perché ogni tanto ovviamente poi dalle chat è più facile, dal vivo bisogna un attimo capire. Ma qui ho visto un ognomo topo, un ognomo topo, perché è proprio un ognomo topo questo. Sì, 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 fai questo panzone, questo coso. Non lo mostrare, non lo mostrare. Comunque si è rubato la cuccia di Ami. E Ami si è messo lì sulla traversina pulita, perché ovviamente ve pare. Però si è messo lì, stamattina Ami si è fatto tagliare le unghiette, è vero mamma? C'era tutta un'unghietta girata e mamma non riusciva a tagliargliela. Quindi alla fine ho preso le tronchesine, quelle da uomo. E io l'ho tagliata. Mi sto finendo di preparare. Ho asciugato i capelli intanto con la spazzola, quella appunto che asciugare mentre ti stira un pochino il capello, però devo passarci solamente la piastra perché lo sapete che i miei sono, vedete, tutti crespini. Questo è il make up, tra l'altro ho messo anche delle lentine nuove. Ora appunto finisco, poi mi vesto, non
so bene come vestirmi. Perché volevo mettermi una gonna, di quelle mie lunghe ovviamente, che sia ben chiaro. Ma vediamo come mi gira. Tornata a casa, prima che mi strucco vi racconto un pochino. Nel mentre ho messo la lavatrice, quindi se sentite rumori strani è per quello. Comunque è andato tutto bene, sapete quando incontrate quelle persone e dite: oh mio Dio, lo conosco tipo da una vita. Mi ho fatto una passeggiata, ho comprato un cappellino, un profumo, perché volevo comprare un profumo da un po' di tempo, perché io sapete uso le acque profumate. Era da un po' che vedevo questa di Ariana Grande. Poi vi faccio leggere l'etichetta, magari si vede qualcosa. E ho buttato già la confezione, quindi mi ha aiutato anche a scegliere un profumo. Poi siamo andati a cena, siamo andati al karaoke, canta benissimo. PS, ho incontrato due di voi. Cioè raga, stavamo camminando, voi immaginatevi la scena. Noi che camminiamo, a un certo punto mi sento Ilaria. Ora, poche persone, chi è che poteva chiamarmi, mi giro e c'erano due di voi, due persone, due ragazze che mi seguono. E l'ho detto: scusa, abbiamo interrotto qualcosa. Io no, tranquille ragazze. Quindi insomma mi ha fatto piacere, non vi ho chiesto i nomi, quindi vi risaluto nel caso. Quindi è stato esilarante poi spiegare tutta questa situazione che era successa. Sono stanca paradossalmente, quindi mi faccio la doccia, mi strucco e poi vediamo cosa posso mettermi a guardare. Perché allora poi questi due giorni sarò sicuramente chiusa in casa. Uno registrerò il mukbang e uno dovrò montare un altro video che uscirà questa settimana. Quindi appunto dovrò stare chiusa in casa, anche perché c'è l'allerta tifone questi due giorni. E quindi insomma evitiamo cose particolari. Buongiorno ragazzi, giorno 2 del tifone, che apparentemente oggi doveva essere peggio di ieri, ma in realtà il tifone ha cambiato traiettoria, quindi non passerà più per Seoul, ma ha preso tutte le regioni diciamo un po' più al sud, nella parte più destra della penisola. Quindi vabbè, ce la siamo scampata, però io credo oggi rimarrò a casa perché piove ancora tanto. Comunque stamattina mi sono svegliata, adesso sto dando la pappina ai cagnolini e visto che mi sono svegliata tardi mi riscaldo un po' del pollo che ho preso ieri, che questo vi ripeto, come ho detto anche credo nel mukbang, perché l'ho preso per fare il mukbang, ci mangiano tipo 4 persone, quindi adesso l'ho messo in friggitrice d'aria, lo sto scaldando un pochino. Allora, prima tappa, andare da Kyobo, che qua ogni volta lo ricordo dove si trovano le riviste, e ho preso questa di Jisoo perché la mia amica qui me l'ha espressamente richiesta. Poi sono passata al BT21 store che sta qui vicino a Ixadong, non avevo quello che volevo, purtroppo è tutto sold out quello che voglio. Vediamo un attimo se c'è posto nel mio caffè preferito che sta lì, perché ho voglia di sti fluffy pancake da tipo giorni. L'altra volta che c'ero venuta non ci sono andata, però vi faccio vedere qua, è carinissimo. Nonostante oggi ci doveva essere il tifone, ripeto, non piove adesso, quindi possiamo girare tranquillamente. Pieno di stradine e posti dove mangiare. E poi contate che comunque si sono fatte quasi le 5 in tutto ciò, eh. Qua vendono anche tutte le robine tipiche, se tipo volete portarvi qualcosina a casa. Eccolo qua il mio adorato. In realtà sono venuta solo una volta, la prima volta sono venuta qua con Yepda e poi basta. Non hanno quelli al pistacchio, se no li avrei provati. L'altra volta mi sa che avevo preso questi, se non sbaglio. Stavolta o prendo questi al limone, ma ho paura che sia troppo limonoso e dolce, quindi forse prendo i plain, o forse dirò quelli con la frutta, perché almeno mangio un po' di frutta. Costa tipo come un pranzo intero, ma dettagli, oggi ci trattiamo bene. E poi vorrei il peanut latte perché mi ricordo che era buono. E bisogna andare a ordinare lì dove fanno i pancake. Ogni volta mi scordo di quanto cacchio sono giganti queste porzioni. Vi giuro, cioè, buonissimo. Comunque nel caso si possa anche portare via. Non so come riprendermi perché non ho portato il cavalletto, perché non avevo voglia di stare con la borsa grande. Quindi questa visuale per dettagli. Ovviamente i capelli assurdi data la pioggia, ma vabbè. Come lo ricordo, non c'è un coltellino, ma vi faccio vedere quanto sono morbidi, spero che si veda. Però dovete venire in coppia questo a mangiarli. Oh no, c'è questa nuvola che mi impedisce la messa a fuoco. Aspettate che l'annienti. Lo sapete che qui in Corea quando piove si mangiano in pajon?
che sono i pancake, quelli tipo frittelline con le verdure, insomma ce ne sono di tutti i modi, carne, pesce. Io invece ho optato per l'opzione dolce. A me vorrebbe uscire, ma purtroppo sta un po' pioviccicando. Io la eviterei, amore, direi che aspettiamo. Oggi in diretta abbiamo, eccolo qua, il signor Alga, bellissimo signor Alga. E mentre io sto mangiando il riso col tonno e le alghe, due alghe. Ok, non era simpatia. Il pazzo che fa le dirette non parla. Adora, è così rilassante vedere le sue dirette. Quindi sì, appunto, adesso sono le 10. Cenando tardi, ma perché ho finito di mangiare quei pancake tardi. Poi ho fatto un giro, ho iniziato a pioviccicare, sono tornata a casa. Signora Alga, ascoltando la sua canzone. Bellissimo. Ora tocca a te, finalmente. It's your time to shine. Ragazzi, allora vi racconto questa cosa. Ho portato giù Amarok e lo vedevo che era proprio sofferente. Infatti siamo scesi e ha fatto un quintale di quella grossa che voi non avete idea. Mai visto fargli così tanta. Vabbè, avete capito. A un certo punto io cammino spensierata, la 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 la. Momento della realizzazione. Mi sono fermata, ho fatto... Vi giuro, ho sentito una cosa qui, una stretta qui alla gola. Mi ero scordata la chiavetta, quella elettronica, per aprire il portone giù. Vi spiego perché. In realtà c'è il codice che si può mettere anche giù. Mettete il numero dell'appartamento, il codice e aprite. Il problema è che non me lo ricordavo. E infatti adesso andiamo giù a fare una prova, perché in realtà ho una memoria molto fotografica, solitamente. Quindi quando ho salvato questo messaggio, io mi ricordavo i numeri e mi sembra di averli messi prima. Mi sono fatta la doccia, mi metto il pigiama, qualcosa, e poi andiamo a fare questa prova. Perché io ho vissuto con l'ansia, ho detto vabbè, qualcuno entrerà o uscirà dal portone sotto, poi il passcode della porta, insomma lo so. Ero già pronta all'idea di dormire fuori praticamente, e invece il bellissimo ragazzo che è il mio nuovo vicino, perché praticamente si è trasferito da poco, perché l'ho visto che l'hanno aggiunto al gruppo da poco, è uscito, mi ha pure salutato, cosa assurda perché quante salutano manco veramente se te vedono a terra morente, e sono sgattaiolata dentro prima che si chiudesse il portone. Vi giuro che smaltita, voi non avete idea. Però ho detto dai, cioè qualcuno esce sicuro, perché tipo il vicino, questo proprio della mia porta, esce sempre col cane. L'altro giorno l'ho incontrato in un ascensore, infatti i nostri cani wow, 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 e usciamo più o meno alla stessa ora. Quindi ho detto se non è lui, cioè qualcuno, qualcuno ci sarà. E veramente subito, cioè ho aspettato tipo 30 secondi. Quindi molto bene, però adesso vado a fare questa prova perché ok. Tutto ciò è successo perché di solito io tengo il magnetino, quello appunto per aprire la porta, dietro il telefono, e io avevo portato il telefono così, senza cover, perché boh, non lo so, stava in carica, l'ho preso così e mi sono scordata. Però non ricapiti mai più. Allora bambini, adesso esco un secondo, poi aspettatemi lì. Però non ci sia nessuno perché non voglio fare la pazza del palazzo. Stavolta vedete, ho preso la chiavina magnetica. Tra l'altro i miei vicini occupando tutto il posto del mondo. Ma io non ho capito, ma non escono mai di casa? Cioè, perché io se trovo un pacco fuori la porta lo prendo subito. Loro a quanto pare così, fanno così. Questo è il portone incriminato. Ovviamente c'è il mio solito vicino che scende a fumare, ma ce ne faremo una ragione. Ok. E poi vedete che non si apre. Non si apre. Non si apre, non si apre. Usiamo la chiavetta e via. Non funziona il codice, quindi anche volendo io avevo messo quello giusto. Secondo me l'hanno cambiato. Questo era quello che mi aveva inviato la mia agente immobiliare. Devo chiederla questa cosa. Ora torniamo a casa. Qua le nostre porte, la carta e via. I ragazzi, i ragazzi. Gelatino di oggi, proviamo questo. Si chiama Yogo Pub. Dovrebbe avere tipo queste sferette che mi ricordano un po' le maltese. Come si chiamano quelle... quei cioccolatini tipo, mi sa maltese, maltese, una cosa del genere. Forse maltese perché sono tipo inglesi, forse. Vabbè, penso l'avete capito. Nel mentre mi guardo il nuovo K-drama che sto guardando, che sta in super hype, tutti l'hanno visto, tutti ne parlano, e quindi chi siamo noi per privarcene. Che si dovrebbe chiamare King of Land, una cosa del genere. Madonna, comunque io ho un problema con i nomi, cioè devo proprio applicarmi tantissimo per ricordarmi un nome fatto bene. Cioè ti posso dire tipo vagamente, ma poi, quindi se magari mi si collega l'hotspot del telefono possiamo vederlo. Ho fatto il mio skincare, ultimamente sto cambiando dei passaggi, nel senso, a parte vabbè l'acqua di riso, sto facendo doppia detersione, leggera sfoliazione con i dischetti, tonico, però facendo tipo il doppio strato di tonico, quindi lo applico una volta, lo faccio un po' asciugare, lo applico una seconda volta e lascio passare tipo una decina di minuti, così la pelle lo assorbe bene, poi metto il siero e poi metto la crema.
crema notte. Stessi passaggi di giorno, ma ovviamente con la protezione solare invece che la crema notte. E devo dire che sto proprio notando un miglioramento. Ora, non fate caso a questa roba che mi è uscita oggi. Io non lo so. Tanto sempre qua ce l'ho concentrati. Quindi sappiamo che è una questione ormonale. Perché non so se sapete come funzionano le zone dove vi escono i brufoletti. Quando è questa zona qui bassa del mento, per noi donne specialmente, è sempre una questione ormonale. Anche quando ce l'avete tipo qua sul petto. Quindi sarà la fine del ciclo? Non lo so. È un K-drama molto scontato, cioè nel senso è proprio il classicone. King the Land. Io che cosa ho detto? Sicuramente qualcos'altro. Vabbè. Però vi farò sapere com'è nei prossimi giorni, quando magari lo avrò finito. Per oggi comunque buonanotte.